Buongiorno, diamo inizio allora a questa nostra pratica. Come abbiamo già accennato ieri, i movimenti devono essere possibilmente fluidi, rispettando i propri limiti, quindi non vi forzate quando scendiamo in basso, possibilmente collegandoli con il respiro, ma senza fissarsi con la mente. Tendenzialmente, ecco, quando porto a me inspiro, quando spingo espiro, però ecco, non è tassativo, ecco, cercate di seguire il vostro respiro naturale. Allora, iniziamo con il Balwan Jin, quelle 8 pezzi di broccato che abbiamo già eseguito ieri, dei movimenti molto semplici e molto preziosi per il nostro benessere. Quindi inspiro e sostengo il cielo. Di nuovo intreccio, questa volta in avanti. Ancora. Ancora due volte, su, stendo bene, i piedi sono a terra ben piantati, mi allungo come un elastico e poi nell'espiro mi rilasso. Secondo movimento, tiro la freccia. Taglio l'orizzonte. Porto le mani incrociate davanti e tendo l'arco tirando la freccia. Vado a destra e taglio l'orizzonte destra. Mani al centro incrociate e tiro la freccia a destra. Vado a sinistra e taglio l'orizzonte a sinistra. Incrocio e tiro l'arco, tendo l'arco e tiro la freccia, a destra, facciamolo un'ultima volta. A destra, il taglio all'orizzonte è libero, mi pongo al centro, separo cielo dalla terra, quindi una mano va su e l'altra la spingo in giù. Di nuovo inspiro e vado su. Tendo bene il fianco.
Gustate questo movimento un'ultima volta. E porto al centro. L'orso guarda indietro, quindi inspiro, polsi morbidi e poi scendo giù, sempre guardando avanti. Inspiro e adesso giro la testa guardando i monti mentre scendo giù, scendono le braccia. Quindi in inspiro sto al centro e in espiro scendono le braccia e la testa ruota dall'altra parte. Inspiro al centro mentre le mani vanno su. Rallentiamo. Ciò che conta in questi movimenti è l'intenzione. Siamo tutti in questo movimento. Non c'è forza muscolare, ma c'è forza di volontà. Siamo tutti concentrati in questo movimento. Intenzione e concentrazione. Intenzione, non intenzione. Intenzione come volontà di essere tutti in questo gesto. Lo sguardo è panoramico e non focalizza nulla. Percepite la differenza fra l'ampiezza del movimento delle braccia, che è un movimento lungo, e il movimento, il moto più corto della testa che ruota. E cerchiamo di fare in modo di arrivare alla meta ogni volta nello stesso tempo, quindi di centellinare questo movimento. Lo facciamo un'ultima volta da entrambe le parti. E poi torniamo al centro. Il drago beve l'acqua, quindi inspiro e poi compio una bella rotazione andando avanti con il busto, oscillando un po' la testa e torno al centro. Inspiro e vado dall'altra parte. Inspiro e in apnea piena compio questa rotazione. Le mani sono appoggiate ai fianchi. Doccia energetica. Porto le mani su, prendo l'energia dal cielo, spingo giù, massaggio i lombi,
Le gambe, vado giù a toccare con le mani i piedi, se ci arrivo, senza forzare. Facciamo questo scanner. E lentamente mi tiro su, l'ultima a salire la testa. Sguardo irato, così dicono i testi, sguardo irato, che si guarda la nocca del dito medio, le gambe siedono come nella posizione del guerriero, se ce la fate, altrimenti possono anche essere così, quindi se ce la facciamo nella postura del guerriero, lo sguardo concentrato che guarda il dorso della mano e l'orizzonte. E resistiamo per 3 respiri. E mentre mi tiro su, ruoto la mano e aggancio e porto l'energia al centro. Dall'altra parte. Tre cicli respiratori. E poi ruoto la mano, chiudo le dita e porto al centro. Ultimo pezzo di broccato. Facciamo vibrare il pilastro di giada, quindi delicatamente tiriamo su sulle punte, ci tiriamo su e poi facciamo sbattere giù i talloni facendo ruotare e vibrare tutta la colonna. Quindi vado su e poi mi abbandono. Sentiamo il gusto di questo scuotimento delicato. Fino su alla nuca della testa. Ancora 2 volte. Pezzi di broccato li trovate nel foglio, chi non c'era ieri poi lo potrà prendere. Ora ci scaldiamo un attimo prima di dedicarci alle pratiche preliminari che abbiamo imparato ieri. Ci scaldiamo un attimo con alcuni movimenti. Ecco, battiamo le braccia sulla spalla. Mentre il dorso dell'altra mano va a sbattere sul lombo opposto, sui reni. Ecco, adesso puntiamo un piede verso la montagna e iniziamo a mescolare la polenta, a mescolare la polenta. Cercando di allungare. Ok,
Ora possiamo invertire, quindi dal centro e vado fuori, come se dovessi nuotare con un braccio solo, in una rana. Ecco qui. Ora faremo questo movimento dei monaci di Shaolin, che può essere fatto in una maniera più forte o più leggera. Quindi faccio vedere com'è più forte. Sono due cicli respiratori. Inspiro e vado, cioè il gioco è tutto sulle gambe. Quindi vado dietro e nell'espiro scendo giù se ce la faccio. Se non ce la faccio, posso fare semplicemente un movimento più leggero. E poi torno indietro e spingo la montagna. Quindi inspiro, espiro, vado giù quanto posso, respiro di nuovo e spingo la montagna. Bravi. Vado indietro, un piede avanti e un piede indietro. Chi non ce la fa scendere può fare così, senza scendere. Il gioco è nelle gambe. Bene, torniamo al centro e facciamo dall'altra parte. Questi sono esercizi un po' di riscaldamento. Quindi mescoliamo la polenta. E ora possiamo invertire. Spingo al centro con la mano e apro. Il piede avanti è opposto alla mano che si muove. Il piede avanti è opposto alla mano che si muove. Perfetto, benissimo, perfetto. Altre tre volte. Il piede avanti, brava, puoi fare così se vuoi, sì. Eccoci, adesso facciamo questo movimento che è abbastanza forte e noterete, poi se lo farete, quanto è differente farlo da una parte o dall'altra. Abbiamo sempre un'anca un po' più fragile, quindi da questa parte per esempio per me è molto più faticoso. Quindi inspiro, scendo giù quanto posso, se no rimango così, e poi inspiro e spingo la montagna. Facciamolo lentamente, quindi vado indietro, scendo in avanti, tocco se ce la faccio la terra con le dita e spingo, lentamente spingo, vado indietro, altre due volte. Il movimento base del Qigong, questo lavoro sull'energia, l'arte dell'energia, è il Tisho, che è semplicemente questo, cioè le gambe leggermente divaricate come il bacino. Inspiro, porto al cuore e scendo giù nel ventre.
come se stessi spingendo un tronco dentro l'acqua, e un tronco fa resistenza, l'acqua fa resistenza, quindi fatico un po'. Inspiro. Dice l'allievo al maestro: quante volte, maestro, devo praticare il tisho? 70 volte? 7000 volte. Quindi mettiamoci l'anima in pace. Però ecco, questo esercizio, se ci entriamo dentro, è molto potente, proprio perché ci riporta a terra. Potete anche fare un movimento con le ginocchia che favorisca questa presa al cuore, poi portando giù l'energia al basso. Noi siamo sempre troppo in alto, troppo nella testa, e qua invece è importante riportare tutto giù. Quando siamo agitati, il tisho ci aiuta. 21 volte è un buon numero. Noi ne faremo soltanto 11, quindi contiamo a partire da adesso, ciascuno col proprio ritmo, 11 volte. Inspiro, porta al cuore, e inspiro, scendo giù al ventre. Le pratiche preliminari che abbiamo già studiato ieri, vi faccio fare una risata, perché quando parlo a Marco dei preliminari, lui mi prende in giro. Dice che nell'atto sessuale tutto ciò che precede il compimento, no? Carezze, approcci vari. Però io poi gli ho detto, guarda, nel divino, nel contatto col divino, noi speriamo, ecco, abbiamo chiamato il colloquio d'amore, aspiriamo così, a così tanto, quindi a unirci a Dio, per cui un po' di preliminari ci stanno, insomma. Quindi facciamo questi preliminari che, vi dico, è un po' una nostra ideazione, cioè unire queste 8 tappe previste dalla tradizione del buddismo tibetano, che sono fondamentali, come leggerete nel testo, utili al principiante, utili al praticante un po' più avanzato e anche agli esperti, ai proficienti, perché ci motivano all'inizio, ci danno anche energia durante e anche nella maturità sempre ci ricentrano. Cioè, prima di sederci nella nostra pratica meditativa e contemplativa, dal secondo anno noi a Darsi Pace svolgiamo anche una pratica contemplativa, prima di fare questo noi possiamo essere molto, potremmo dire, sbomballati, vogliamo dire così, cioè con la testa che sta per aria. Quindi hai voglia di metterti seduto e a concentrarti sulla postura e sul respiro? Va bene, lo facciamo. Però avere queste pratiche preliminari iniziali possono essere di aiuto, dicono i testi buddisti. E queste pratiche sono dei pensieri, dei concetti. Per cui voi direte, ma come? Stiamo cercando di liberare la mente e dobbiamo metterci dei concetti? In realtà questi pensieri, queste riflessioni, aprono un po' lo scenario.
Tra l'altro noi ci muoviamo in un universo linguistico, per questo anche noi usiamo le poesie, perché non ci muoviamo in un mondo neutro, ci sono delle parole che ci fanno muovere. Quindi adesso io vi dirò di nuovo queste parole chiave che, unite ai gesti, ci possono dare quel quadro in cui poi anche sedersi e compiere la nostra pratica di silenzio e di svuotamento acquista un senso maggiore. Allora, qual è questa chiave? Vediamo un attimo, io appunto vi dico già insieme con i movimenti che sono molto semplici, proprio perché possiamo memorizzarli e compiere queste pratiche in un minuto, se uno ha poco tempo, prima di sedersi. Se poi ha voglia di muoversi un po', può farle in più tempo. Quindi, primo movimento, l'abbiamo tradotto con umiltà che attende e spera. Ieri Marco parlava dell'attesa, ci mettiamo anche alla speranza. Abbiamo anche aggiunto quella del mendicante, che però capisce di essere un re sulla via del ritorno a casa. Quindi con questo atteggiamento noi iniziamo la nostra giornata, quindi nell'ispiro sollevo, giro i palmi e poi nell'espiro riporto giù. Possiamo, se vogliamo, recitare un salmo, un verso, un testo poetico. Ecco, per esempio qui, credo che ci sia bene la preghiera con cui iniziano anche le liturgia delle ore. Signore, mi metto alla tua presenza e ti prego di ispirarmi. Ecco, ieri qualcuno mi chiedeva com'è possibile, se la mattina mi sveglio sempre negativamente, questa energia a volte negativa, no? A volte ci svegliamo bene, come forse stamattina, con gli uccellini a Trevi. Siamo tutti più felici dopo due giorni di intensivo, ma non sempre accade così. E allora questa poesia che trovate anche su YouTube, io ve l'ho segnata, che si chiama Il Pozzo Nero, brevissima, ci aiuta a capire un po' cosa ci fa Dio con la nostra energia negativa. Il testo dice così: col nero rimboccato fino agli occhi, col nero rimboccato fino agli occhi, rimboccato delle lenzuola, no? Quando ci svegliamo col nero rimboccato fino agli occhi, attendo lo zefiro, lo zelo tuo, perché da me, da darti, ho solo il mio divario, la mia divaricata inconcludenza. Ecco, la nostra offerta è questa. Possiamo offrire in quei giorni il nostro divario, la nostra inconcludenza, il nostro essere un disastro, dicevamo ieri, no? Però ecco, questa poesia c'ha una bella risposta di questa voce interiore che dice così: mi voglio confinare nel tuo nero pozzo e farne combustibile per l'illuminazione. Quindi questo serbatoio di negatività è l'energia che ci vuole, quindi noi non la rimuoviamo, ma cerchiamo di trasformarla, di farne qualcosa di prezioso. Ci mettiamo a questa presenza e concludiamo questo primo movimento che, vi ripeto, può durare un secondo. Passiamo al secondo, che è il rifugio nel primo dei tre gioielli, che, come dicevamo ieri, comportano già un atto di fede. Mi fido che questi tre elementi siano dei gioielli. Il primo è il Buddha, il Cristo, il Maestro, ed è lo Shanti Mudra. Un movimento molto semplice, il mudra è un sigillo, un atteggiamento simbolico che mi aiuta a ritrovare la centratura.
Quindi la devozione al maestro, il maestro interiore, ognuno potrà scegliere, decidere. Anche qui il salmo che possiamo, ecco, allarghiamo bene le braccia, che possiamo associare, per esempio, poi voi siete liberi chiaramente di inventarvi nuovi modi di preghiera. Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore. Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore. Come dice il grande spirituale John Maine, quando ci mettiamo la mattina nella nostra pratica non dobbiamo elugubrare, avrà senso, non avrà senso, non dobbiamo fare filosofia. Una cosa sola dobbiamo sapere, dice John Maine citando San Paolo, che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. E questo è un atto di fede, che ogni giorno ci chiama a uscire da noi stessi e dalla nostra povertà. L'ultima volta, lo Shanti Mudra. Poi allarghiamo leggermente le gambe per entrare nel Kriya Mudra e nel secondo gioiello che è il Dharma, la via, gli insegnamenti. E portiamo su il gioiello prezioso, l'energia, il Chi, dal basso verso l'alto. Lo raccogliamo e sentiamo che si sbloccano piano piano a livello anche della nostra colonna tutti gli ostacoli a questo fluire. Ecco, il Kriya Mudra è un altro movimento semplice ma molto importante. Forse voi avete visto quando i maestri orientali, quelli che rompono con la mano i mattoni, no? Quelli che fanno pam, poi dopo subito fanno un po' di Kriya, come se questo movimento riallineasse tutte le energie. Quindi qui c'è la devozione al cammino, alla legge. E continua il Salmo 144, dopo aver detto: al mattino, Dio, fammi conoscere il tuo amore, insegnami la via da seguire. Quindi seguo la tua via. Insegnami la tua via. Guidami. Ecco, e siamo arrivati al terzo gioiello, che è il Sangha, la comunità. Intrecciamo le mani, i dorsi, ed è il Prana Mudra, quindi inspiro, apro in apnea piena e poi nell'espiro scendo giù. È un'apertura perché non siamo soli in questo cammino e quindi qua ognuno è libero di invocare e di sentirsi in comunione. La Trinità con un gloria, la Madre Celeste, gli angeli e i santi. Per chi crede, è un'ultima volta, ecco, questo quarto momento, quindi dopo abbiamo detto umiltà che attende e spera, il maestro, la via, il Dharma, scusate, il Sangha, cioè la comunità. Arriviamo a percepire la preziosità del nostro corpo, quindi siamo esseri
che hanno una coscienza, quindi un grande dono poter essere qui adesso, quindi non come la povera formica qui, che anche lei ha la sua dignità, però non ha la nostra fortuna di nascere umani, no? Quindi una gratitudine per il nostro corpo che tocchiamo, percepiamo, massaggiamo. Ecco, possiamo anche trovare una compagna, un compagno, e fare come ieri, di massaggiarci la schiena. Massimiliano? Allora, dobbiamo batterci la schiena reciprocamente con una certa energia. Va bene così forte? Vieni, vieni Laura, che ti massaggio. Vieni, vieni. No, 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 non è giusto. Vai Massimiliano. Tu massaggi me? Tutto Massimiliano massaggia lei. Perfetto, grazie. Ecco, ma fatti fare te adesso, fatti fare te, vai giù, ecco. Così? No, Pietro, sei solo soletto, nessuno ti ha massaggiato. Qualcuno massaggi Pietro, faccia una... che qualcuno massaggi Pietro. Pietro no, ci voleva uno. Allora. Il nostro tecnico ormai si sta facendo massaggiare e non abbiamo più, l'abbiamo perso. Sta godendo veramente. È passato dalla telematica alla fisica. Sta godendo. Allora, e siamo arrivati al corpo, al quinto, alla quinta pratica preliminare. Arriviamo alla sesta, settima, ottava, che sono le più dolenti, nel senso che noi ci rendiamo conto dell'impermanenza. Quindi l'impermanenza la possiamo immaginare come questo movimento che scaccia le nuvole e ci ricorda come tutto passi in questo mondo. Fate un bel movimento anche con le gambe, gustatelo, questa rotazione anche dei fianchi, cerchiamo di andare indietro con la testa quando andiamo da una parte. Possiamo anche fare il movimento opposto, quindi dall'esterno a chiudere in avanti, a scendere, a raccogliere. E possiamo anche poi trasformare, se vogliamo, questo movimento in un otto, quindi con le mani unite, ecco così. E piano piano torniamo al centro. Dall'impermanenza al distacco.
quindi imparare a vedere le cose che passano, che ci toccano, senza troppo aderire, quindi vivendo sempre in prima persona, senza rinunciare a vivere in pienezza, però con la capacità di osservare ciò che accade senza troppo farsi prendere. Quindi inspiro con energia e poi nell'espiro mi allontano le mani all'altezza del ventre, poi raccolgo di nuovo e lo faccio all'altezza del cuore. In alto al cielo, e in basso per terra. Facciamolo, facciamo due cicli completi, ciascuno col proprio tempo. Spingiamo bene lateralmente, le mani sono piatte, ultima pratica, l'impegno, mi impegno nonostante tutto, nonostante il destino che può essere stato più o meno generoso con me, a fare quello che posso. Quindi allarghiamo un pochino le gambe, nell'ispiro tiro su i gomiti, non tiro sulle spalle, le spalle sono sbloccate, tiro sui gomiti per quanto mi è possibile, non è facile, e li muovo come un burattino, mi assesto anche un po', ecco. Nell'inspiro, nell'espiro ruoto le braccia bene per quanto mi è possibile e anche la testa va a destra e poi a sinistra, sono sempre in un espiro e in apnea vuota e poi riporto giù. Inspiro, mi assesto. Due volte ancora. Ecco, quindi a questo punto poi la pratica viene meglio. Ci si siede che sia più, abbiamo smosso un po' di energie. Quindi possiamo concludere con alcuni movimenti, tra cui il saluto alla luna, che ormai già mi sa che non c'è più, ma da qualche parte ci sarà. Quindi inspiro, carezzando il ventre, e vado su. Scendo giù per quello che posso, quindi se non ce la faccio andare giù, piego le gambe, nell'espiro, poi tiro su, inspirando e raccolgo al cuore. Carezzo il ventre, mi allungo e nell'espiro scendo giù a terra, raccolgo, inspiro, e porta al cuore.
espirando. Gustiamo questo movimento tra cielo e terra, lo facciamo altre due volte. Vorrei concludere con questa poesia, che è una poesia planetaria, si chiama Messaggio alle Nazioni e dice così. C'è una citazione di Matteo: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ho bisogno di otri mai sazi, di pazzi, di nazioni. Lo stillicidio delle grazie ormai ha crinato l'ultima muraglia e la dorsale fino agli occhi è già allagata. Non c'è blocco che resisterà alla mia piena, alla mia pietà. Ogni duopolio è tolto e l'unità straripa. Io cerco valli, santi da inondare. Perché frenate? È gioia senza limiti l'estuario, lo sbocco planetario è l'esultanza di un'anima che scioglie le frontiere. Non temete, il cavaliere nero uccide gli orchi, ma libera le vergini orchidee. Risentiamoci, vergini orchidee, liberate da questo cavaliere nero che deve arrivare. Grazie.